Livio Loverso, che è il primo firmatario della delibera d'iniziativa consiliare popolare. No, no, no. Prego. Io innanzitutto vi ringrazio, ringrazio tutto il Consiglio perché mi hanno riferito che sono il primo e quindi anche emozionato. Mai successo, chiedo se è vero o no, che un cittadino potesse parlare dentro questo consesso, il che grazie veramente. Questo però è frutto, mi avvicino al microfono e scendo di un gradino, è più bello, è frutto di 2 anni di lavoro. In questo momento mi interessa non tanto raccontarvi che sono stati dei cittadini semplici, gente esattamente come chi vi sta parlando a portarvelo, ma di che cosa vi vogliamo dare carico. Noi vi vogliamo dare carico di una variazione di 4 articoli fondamentalmente dello statuto attuale del Comune. Questi articoli sono quelli della partecipazione popolare. Noi vogliamo che, oltre agli strumenti attuali, sia possibile da parte del cittadino arrivare ad avere uno strumento che sia deliberativo, quindi il referendum senza quorum e deliberativo. L'obiettivo è meramente civico. Non abbiamo secondi fini, ve lo dico subito, non abbiamo idea cosa farete dopo, come verrà usato. Per noi era importante, proprio in questa congiuntura, in questo momento, che i cittadini sappiano e si rendano conto che il Comune di Milano si apre a tal punto da dargli la potestà di decisione. E questo, detto per inciso, è anche uno strumento di credibilità per questo Consiglio, perché può intervenire, è previsto punto primo della questione, che nel momento in cui i cittadini sottopongono un quesito, il Consiglio lo fa proprio ancor prima di iniziare la procedura e ne discute. Questo credo che rafforzi proprio il ruolo dell'Aula consiliare. Il percorso, quindi ve lo salterò, deliberativo e ogni voto conta. Ogni voto conta e per noi quello è l'importante. Infatti quasi sommessamente vi avevo aggiunto senza quorum. Perché questo? Perché proprio nel nostro desiderio di rendere partecipe la cittadinanza, l'idea che ci sia uno sbarramento, un quorum, di lasciare a chi non è d'accordo un'opzione che non è un'opzione di partecipazione ma è di silenzio, deve essere negato, deve essere osteggiato. Tutti devono sapere, i promotori ovviamente e chi certamente non sarà d'accordo con gli argomenti che possono essere sottoposti, e ci ritorno in un attimo, a referendum, devono sapere che devono parlare alla cittadinanza, che devono portare i cittadini a votare. Per quello insistiamo sull'idea che il quorum non debba esserci in un referendum deliberativo, perché diventa lo strumento appunto di partecipazione principale. Molto rapidamente, vedo che devo rimanere nel tempo e ce la farò stavolta, in commissione non è stato così, gli aventi diritto al voto. Gli aventi diritto al voto sono coloro che attualmente sono gli elettori registrati. Lo sottolineo non per capziosità, ma perché nel lungo percorso di 2 anni ci siamo confrontati con voi sia nei vari consigli di zona, e anzi ringrazio particolarmente il consiglio di zona 1 per la precisione e del proprio contributo. Ha anche tirato fuori, detto in vulgaris, soluzioni alternative al quorum zero che possono essere prese in considerazione, perché di fatto non snaturano il nostro obiettivo. Però è venuto fuori che alcuni consigli di zona ci dicono dovete abbassare l'età dei partecipanti a 16 anni o dovete includerci i residenti non comunitari. Su queste cose noi ovviamente non le abbiamo incluse nel nostro testo, perché la nostra volontà è quello di dare all'Aula una delibera funzionale
che non blocchi l'attività del Comune in nessun modo e che possa rispondere a tutte le norme vigenti. È per questo che abbiamo passato il vaglio del Collegio dei Garanti non una ma due volte e sono venuti nelle commissioni congiunte, vedo sia Marco che Anna che ci hanno ospitato, a ripetere che quello che noi vi stiamo sottoponendo è a norma di legge, è perfettamente applicabile. Mi perdonino, in realtà ci sono due articoli su cui abbiamo accettato variazioni da parte degli uffici tecnici, ma perché chiaramente era una incapacità del cittadino nella stesura proprio del testo. Detto questo, i soggetti promotori sono 1000 cittadini. Chiaramente questi 1000 cittadini nella nostra proposta hanno un solo tramite con l'amministrazione, che è il primo firmatario. È il mio ruolo in questo momento, in pratica. Quanti sono le firme per promuovere? Abbiamo preso il regolamento attuale e l'abbiamo innalzato. L'abbiamo innalzato e l'abbiamo reso, nella nostra proposta, certo, perché attualmente è una percentuale degli aventi diritto. Peccato che amministrativamente dire questo rende del tutto insicuri, e molti di voi che hanno già percorso questa via lo sanno, il numero effettivo delle firme da raccogliere. Abbiamo indicato un numero di 15.000 firme che devono essere raccolte in 120 giorni, il che mette al riparo l'amministrazione da qualunque uso distorto, perché tutti voi l'avete sperimentato. Raccogliere una massa di consensi, firme certificate del genere in un periodo così breve è praticamente cosa impossibile se non c'è un vero riscontro, un vero interesse nella città. Noi ne abbiamo raccolte quasi 6.000, cioè forse un terzo di queste, per arrivare qui, per avere già questo successo, e vi garantisco che è stata una grande fatica, anche perché il tempo l'anno scorso non era clemente, ha piovuto ogni weekend. Allora, limiti e materie assoggettate. Come vi dicevo prima, noi vogliamo che il Comune continui a funzionare. Nel momento in cui abbiamo ragionato su questa parte, abbiamo preso i libri di giurisprudenza e siamo andati oltre. Per esempio, è evidente che sono soggette solamente competenze comunali, abbiamo voluto escludere le norme statutarie, tariffe e tributi, il che significa che ovviamente il cittadino non può andare a toccare le entrate del comune, l'organizzazione interna, cioè quella del personale della struttura del comune. Una cosa che c'è stata segnalata anche nei consigli di zona durante il dibattito, probabilmente è una interpretazione estensiva che alcuni vorrebbero togliere, che è il PGT. Ve lo spiego, nessuno può supporre, secondo noi, come articolato di un possibile referendum, abroghiamo il PGT. Perché? Perché il Comune non può più funzionare. Possono venirmi a dire vogliamo variare questa parte del PGT. Questo è il motivo per cui c'è. Obblighi verso terzi. Non si può andare a toccare con questo strumento se il Comune ha degli obblighi verso terzi, questi obblighi. Questo vale per atti costitutivi delle società controllate e soprattutto abbiamo introdotto una dicitura che non abbiamo trovato nei testi della giurisprudenza, ma che per noi è importantissima, che non si possa attraverso questo strumento andare a ledere interessi di singoli o di gruppi. Comunque essi possono essere identificati. Il referendum non può dire che i biondi con dagli occhi verdi pagano di più un biglietto per andare al museo. È evidente lo scopo di questa limitazione. Ho 23 secondi, devo salutarvi, non è possibile, devo parlare di due cose. La prosegua prima, pure qualche minuto, non si la to- prima non si nega. È il Collegio dei Garanti, nonché gli uffici tecnici del Comune, che preventivamente dovevano, nella nostra visione, i promotori raccolgono 1000 firme
quindi di nuovo non uno scherzo, e si presentano agli uffici competenti, ripeto, il Collegio dei Garanti e gli uffici tecnico-amministrativi, e sottopongono loro il quesito, perché il quesito che vanno, visto che diventa immediatamente esecutivo, deve per sua natura essere approvato preventivamente, soprattutto se si tocca la parte finanziaria. Allora, su questo quindi l'articolato vi è stato consegnato, vero? Letto? Consapevole. Alan lo conosce. Allora, ci sono due articoli, ve lo segnalo prima così lo risolvo. L'articolo 13.1 e l'articolo 15.3, che è quello appunto legato alla parte economica, che alla luce di quanto visto in commissione devono essere emendati. Ovviamente noi non lo possiamo fare, possiamo solo dirvi che questo è il nostro contributo, che lo difendiamo fino in fondo perché crediamo che serva a voi, e soprattutto oggi, perché molti di voi questa mattina hanno partecipato, e mi è sembrato quasi con un po' di pudore da alcuni interventi, a un'assemblea costituente di un organismo dove il cittadino non ha votato, tant'è vero che tutti unanimemente, ma proprio tutti, coloro che siedono nelle due hanno ripetuto, dobbiamo andare all'elezione diretta, dobbiamo andare all'elezione diretta. Nessuno ha detto, chiaramente è portare acqua al mulino del quorum zero e della partecipazione, e quindi consentitemelo, che per il momento quel tipo di voto barra nomina evidentemente è in contrasto con una normativa europea. Quindi proprio perché siete nei due luoghi, utilizzate questa opportunità che vi stiamo offrendo come cittadini per poter intervenire anche di là. Andando a incidere su questo nello Statuto del Comune di Milano, potrete argomentare anche le altre trasformazioni che sono necessarie per ottenere quel risultato. Grazie dell'attenzione. Grazie della